Mister Vatta, in questo documentario si parla in modo diverso del grande Torino, si parla del grande Torino nella sua ultima partita, però era ancora vivo in quel momento, quindi è una cosa un po' particolare. Sì, l'ho appena detto in questi giorni quando mi è stato detto che di questa particolarità, insomma, festeggiamo il nostro compleanno in modo un po' particolare. Io non farei tante discussioni sull'ultima, se è stata l'ultima, se non è stata l'ultima, poco importa. Tutta questa storia è ammantata di romanticismo adesso, lasciamolo così com'è, che è un grande ricordo di questi ragazzi, di questa grande storia che non ha eguali, ne ha un paio nel mondo, in tutta la storia del calcio mondiale. E questo amico di Mazzola ha voluto festeggiare non la sua ultima partita probabilmente, ma dal momento che ha poi smesso pochissimo tempo dopo, qualche partita prima, perché si è messo d'accordo, si sarà telefonato con Mazzola e gli avrà detto: guarda, io smetterò dopo 2-3 settimane, ma non possiamo fare la partita in quel giorno. E quindi quando sarà l'ultima, facciamo finta che sia l'ultima questa. Questo è successo, secondo me, non altro. Ecco, ma di quello spirito, di gli ideali, di quel valore, cosa c'è oggi? Tu che per anni sei stato all'interno del Torino e conosci questa realtà approfonditamente. Sì, il mio periodo al Torino è stato un po' il confine tra il calcio che fu e il calcio nuovo che stava nascendo, con tutte le sue pericolose tendenze, chiamiamole così. I veri valori del calcio, che è uno sport, ma è gioco come nessun altro sport, perché nessun altro sport, anche quelli che gli assomigliano, può permettere agli individui che lo giocano la creatività che permette il calcio, sia per le dimensioni del campo che per le difficoltà di maneggiare, diciamo, con una maneggiare con i piedi la palla. Ecco, io credo che se togliamo questo, e questo è quello che testimonia, come se fosse una pietra antica, testimonia che è la testa, che tutto parte dalla testa e non dai piedi. Spesso giocatori piccoli, malmessi, non so, tipo Garrincha, senza nessuna forza, perché gente come Maradona, per esempio, era forte fisicamente, non solo un genio del calcio, ma la caratteristica di tutti questi giocatori è la longevità. Perché? Perché hanno avuto l'intelligenza di adattare le proprie diminuite capacità nel tempo, per effetti di età, con degli accorgimenti. Quindi è gente che pensava anche quando era giovane e aveva energie da spendere, ma man mano che passava il tempo ha imparato a spendere meno e rendere allo stesso modo. Questo significa che questo sport ha infinite possibilità educative, perché da un lato c'è la necessità di adattarsi ai compagni, di mettersi al servizio di un gruppo, e dall'altro c'è la possibilità di esaltare le proprie tendenze muovendosi in grandissima libertà. L'allenatore che non sa seguire queste tracce queste idee non potrà mai presentare una squadra che fa del bel gioco.
anche perché il massimo di attività offensiva non potrà mai essere bloccato dal massimo di attività difensiva. La difesa parte da qualcosa che c'è già, e invece chi crea può creare all'infinito. Questa è la bellezza del calcio, secondo me.